Nuova riunione in provincia sul problema rifiuti, sull'emergenza rifiuti, il problema con l'etio azoto. Dove verranno conferiti i rifiuti? Questo era un po' il tema della riunione, perché bisogna andare fuori provincia oppure trovare comunque un sito di primo conferimento qua in provincia per poi portare i rifiuti fuori regione. Quali sono le proposte che sono state avanzate dai vari sindaci e che cosa ne pensi? Insomma, lei sindaco Capaci, anche della proposta che è stata paventata ad Imperia della possibilità di utilizzare la discarica di Rio Scorretto. Allora, a questa riunione era presente il dirigente della provincia Angelo Loretti, l'assessore Balestra, nonché i comuni di Ventimiglia, Sanremo, Armavitaggio, San Lorenzo al Mare, Valle Crosia, Camporosso e comune di Imperia. Abbiamo sostanzialmente esaminato tutti gli scenari possibili, anche alla luce di una normativa regionale che è in fase di predisposizione, che dovrebbe uscire il 15 ottobre, se non ci saranno ritardi, che potrebbe dare un vantaggio sulla risoluzione di questo problema, nel senso che mentre fino ad oggi per trasportare i rifiuti fuori regione occorreva l'accordo interregionale, cioè tra le amministrazioni regionali, con questa nuova normativa, se i rifiuti vengono pre-trattati all'origine, quindi non si tratta di un rifiuto tal quale, ma diventa separato con un vaglio, è possibile trasportare e conferire in qualunque discarica anche al di fuori del territorio della provincia senza nessun tipo di autorizzazione da parte degli enti regionali preposti. Quindi questo potrebbe dare un vantaggio. E ora quindi ci siamo concentrati sul cercare di individuare un sito idoneo ad effettuare il trasporto di tutti i rifiuti raccolti sulla provincia, effettuare questa vagliatura e dopodiché quindi effettuare questi trasporti eventualmente al di fuori della regione, o si è esaminato anche la possibilità di trasportarli nuovamente a Vado Ligure, però anche lì c'è bisogno di prendere contatti col comune che gestisce la discarica, perché bisogna vedere se sarà d'accordo, in quanto paradossalmente la discarica di Vado Ligure non ha sistemi di vagliatura, quindi non potrà più accettare i rifiuti dal proprio territorio, mentre portandoli già vagliati potrebbe accettarli, quindi si verrebbe, come dire, a creare un po' un paradosso, però potrebbe risolvere il problema di Imperia. Poi abbiamo esaminato l'attuale sito l'85 di Collette Azzotto, che dispone già di vagli, per cui si potrebbe effettuare lì questo tipo di operazione. Abbiamo esaminato una possibilità sul territorio di Ventimiglia, però ci sono alcune problematiche di viabilità, e per quanto riguarda Rio Sgorretto direi che è stata sostanzialmente esclusa, in quanto era stato proposto da parte del comune, da parte del tecnico del comune, però sarebbe necessaria la costruzione di un manufatto, perché questa operazione di vagliatura e trasbordo non può essere svolta all'aperto. Quindi, essendo Rio Sgorretto una discarica di inerti, dovendo costruire un capannone e dovendo quindi investire dei soldi e dovendo acquistare vaglie eccetera eccetera, e per gestire un'emergenza che potrebbe anche durare solo alcuni mesi, direi che è stato scartato o comunque messo in fondo come ultima spiaggia, ma ritengo che sia assolutamente da scartare, e sarà scartato. E Ponticelli? Ponticelli saranno esaminati i pro e i contro, nel senso che Ponticelli è vero che ha ancora una capacità di ricezione di rifiuti, è altrettanto vero che sono stati spesi alcuni milioni di euro per chiudere la discarica, quindi è stato chiesto ai tecnici provinciali di effettuare un'analisi dei costi per capire quanto dovrebbe costare il conferimento su Ponticelli, tenendo presente i soldi che sono già stati spesi appunto per chiudere la discarica e che comunque hanno pagato i cittadini, quindi è da capire se ne vale la pena dal punto di vista economico oppure no. Quindi in definitiva c'è un'ipotesi più importante delle altre, più percorribile delle altre? Ma direi che al momento non è stato deciso niente, direi che dal punto di vista tecnico credo che la soluzione
di trasportare rifiuti all'8-5, effettuare il vaglio e dopodiché smistarli in parte nella capacità residua dell'8-5 e in parte in discariche al di fuori del territorio della provincia sia, credo, la soluzione che ha le possibilità più ampie di essere quella da poi definitiva. Però è ancora tutto da vedere.